Allora, mi sono appena svegliata. Si sente? Ecco. Buongiorno, buon lunedì. Ancora sono a casa questa settimana e quindi ho detto, come ho detto ieri sera, prepariamo la colazione oggi e oggi vi faccio vedere la mia colazione. Vediamo un po' quanto si... Quante persone si collegano? Vediamo un po'. Allora, andiamo a fare anche per vedere. Andiamo a fare anche per vedere. Andiamo a prendere. Buongiorno a tutti! Ecco, sono tornata. Sono andata a prendere i miei occhiali. Allora, buongiorno! Allora, facciamo dei pancake, anche per vedere. Tiriamo fuori i nostri ingredienti. Parliamo piano perché ancora i vicini stanno dormendo. Allora, prendiamo un uovo. Che tristezza, dobbiamo andare a fare la spesa, il frigo è vuoto, però raga, si fa. Allora, prendiamo la mela, mi sa che c'è una mela, dai. Vediamo una mela. E già, c'è una mela, andiamo a lavarla. Allora, facciamo dei piccoli pancake. Tiriamo la buccia. Adesso stanno tagliando la erba, tutto. Allora, vi faccio vedere oggi che cosa faccio. Andiamo a aggiungere oggi la farina di riso. Prendiamo tutto, così riusciamo a fare. Prendiamo la nostra padella. Allora, no, devono essere perfetti perché dobbiamo fare dei piccoli pancake. Adesso vediamo un po'. Possiamo aggiungere anche le gocce di cioccolato. Abbiamo tutto, quindi andiamo a sbucciare la mela. Vi ho detto che facciamo oggi, che si preparava la colazione insieme. Ieri abbiamo fatto un'altra cosa. Quindi sbucciamo la mela e andiamo a grattugiarla. Senza la buccia, che così almeno viene bella morbida. Vediamo la parte del centro. Come state? Avete dormito bene? Io mi sto approfittando questa ultima settimana a dormire. Buongiorno Mari, a dormire fino alle 8, diciamo, perché io mi sveglio tutti i giorni alle 6, quindi ci approfittiamo questa settimana e poi ovviamente la prossima si inizia. Allora, andiamo a grattugiare la mela con questa parte grossa. Non so se sentite che stanno lavorando fuori, però fa niente. Parlo piano perché vedete stanno dormendo ancora. Ok,
come avete visto utilizzo sempre quasi la mela senza grattugiarsi le unghie se avete le unghie lunghe. Io adesso che sono a casa mi sono un po' cresciute le unghie, non me le sono tagliate perché non sono a lavoro, che a lavoro non riesco a tenerle lunghe, quindi così. Quindi facciamo i nostri mini pancake. Andiamo a rompere il uovo. Ok, andiamo a girare. Ok, andiamo a aggiungere. Allora, prendiamo un pezzo di carta perché mi serve per lavarmi, per asciugarmi le mani. Andiamo a prendere un pochino di lievito che così almeno si gonfia. Io faccio tutto all'occhio, quindi circa 10 grammi saranno di lievito, perché qua ho usato settimana scorsa. Allora, adesso che cosa facciamo? Andiamo a aggiungere 3 cucchiai di farina di riso. Questi cucchiai, 3 cucchiai di farina di riso. Ok, perché volevo fare la banana ancora un po' verde, quindi 1, 2, 2 ve li tieni e 3, perché allora giriamo piano piano. E ovviamente sì, l'impasto è un po', deve essere un po' liquidi perché sennò non riusciamo a fare i pancake. Però adesso andiamo ad aggiungere un cucchiaio di miele, anche questo, ormai sta finendo. Se avete il sciroppo io non lo so dire, comunque il sciroppo di acero, non so come si dice, va bene così, o se no le stevia, o se no il miele, più pratico è il miele, che si può anche, allora facciamo dei mini pancake. Adesso andiamo ad aggiungere mezzo misurino delle nostre proteine alla vaniglia. Guardate un po', andiamo ad aggiungere mezzo misurino di questa, anche di questa farina, mezzo. O lo possiamo fare anche uno perché lo mangerà anche Dede. Quindi facciamo un misurino, 32 grammi di farina. Se l'avete voi, se no mettete quella che avete a casa, o se no fate solo la farina, quella che avete a casa. Quindi ovviamente adesso l'impasto è diventato un po' così. Andiamo ad aggiungere un goccino di latte senza lattosio. Alla fine sta finendo il latte di Dedè. Aggiungiamo circa 10 ml di latte e guardate un po'. Andiamo a scaldare la padella. Deve essere calda perché sennò sapete bene che i nostri pancake si attaccano nella... Guardate un po' come deve essere l'impasto, guardate così. Adesso ovviamente andiamo a fare i mini pancake e per ultimo andiamo ad aggiungere delle gocce di cioccolato. E così la nostra colazione è prontissima, circa 40 grammi perché delle gocce di cioccolato. E così la nostra colazione è prontissima, circa 40 grammi perché come sapete bene andiamo a mettere un po' di olio di cocco alla nostra padella e così non perde il nutriente alla cottura. Allora vi accendo questa luce perché vi porto con me
vi porto a fare i mini pancake, sperando che non cada il telefono, raga, perché si cade, si rompe tutto, perché qui abbiamo la piastra. Eh sì, eh. Quindi, potete aggiungere un goccino di latte, eh? Tanto. Allora, facciamo, guardate un po'. Beh, adesso tiriamo via questo perché non serve più, eh. Facciamo con il cucchiaio. Io ce l'ho un cucchiaio più grande, quindi facciamo delle pizzette. Non dico che saranno perfetti, raga, perché sapete bene che la perfezione non va bene, lo importante è mangiare. Buongiorno a tutti, benvenuti. Penso che sarà calda la mia padella. E facciamo i pancake, sia per Dede e per me. Così la facciamo svegliare. E poi l'accompagniamo ovviamente con una tisana calda. Dede sicuramente accompagnerà con il latte, non lo so. Guardate un po' che ce l'ho. Anche questo. Vediamo un po' come viene con questo, eh. Chissà come viene con questo. Proviamo un po', chissà come viene. Ah, viene molto bene, guarda. Facciamo con la roba del gelato. Allora, qui entrano tre belle cicciotelle, però dobbiamo mettere il coperchio. Allora, di quella padella non ce l'ho il coperchio, raga, però mettiamo questo, l'importante è che sia coperto. Ah no, c'era il coperchio, però non li vedo ai miei pancake, quindi andiamo a farlo. Le lasciamo cuocere da una parte e poi lo giriamo e poi... Raga, non vedo l'ora di mangiarmi questi pancake. Io vi ho promesso ieri che oggi prepariamo la nostra super colazione buona, nutriente, saziante, e soprattutto questa settimana si inizia perché ovviamente è ora di partire con il piede giusto, di iniziare a entrare in carrellata, perché ragazzi, la prossima settimana è settembre e inizia lavoro, è quasi la scuola, la vita frenetica, e che magari tante persone non fanno colazione perché non ho tempo, non ce la faccio. Invece vi ho fatto vedere che si può fare anche un giorno prima la colazione. Ci sono, oh raga, si sono attaccati tutti e tre, vi faccio vedere, però vi faccio vedere i nostri pancake. Guardate un po', devo comprare i coperchi, eh. Come ho comprato delle padelle così, no, ho comprato, io me ne ho regalate, però senza coperchio. Quindi dovrei comprare i coperchi trasparenti, così li vedo. Allora prepariamo questa ottima, eh? Ottimo per mettere i nostri pancake. Quindi ottimo, ottimo, ottimo. Così viene un bello pancake cicciotello. Ovviamente potete decorare dopo con magari con la frutta o con il miele o con... Io adesso cosa farò? Farò sciogliere, ce l'ho del mirtille in freezer, faccio un po' scaldare, faccio un tipo sciroppo, un tipo mermelata del mio mirtillo che è in freezer, e poi lo vado a mettere sopra dei miei pancake. Stanno venendo molto molto bene, quindi adesso prendiamo la nostra paletta per poterle girare. Allora, i miei pancake sono ovviamente... Adesso iniziano... Quando iniziano a fare le bollicine, vuol dire che si stanno cuocendo. Ovviamente dopo lo giriamo. Però peccato che la padella è piccola e si stanno praticamente attaccati tutti e tre. O magari l'ho messo troppo. Però va bene. Meglio cicciotello che così ti riempi la faccia bene. E così la tua colazione è bella gustosa. Allora, a fuoco basso, chi ha il gas ovviamente la fiamma bassa, chi ha la piastra anche, mi raccomando, molto molto bassa.
E potete accompagnare anche con una spremuta d'arancia, non lo so, io a Dede adesso le chiederò che cosa vuole, io le accompagnerò con una tisana calda perché così vado a scaldare il mio pancino. Buongiorno a tutti, come state? Avete fatto colazione? Cosa avete fatto di colazione? Mamma mia, si sente il profumo, cosa avete fatto di buono? Avete iniziato a lavorare o siete ancora al mare? Siete al mare? Siete al parco? Dove siete? Magari state dormendo. Dede fra un po' si sveglia, chi mi sente parlare dirà: oh, la mamma cosa fa? Allora, intanto vi parlo che mi avete visto mettere questa farina. Questo è un altro tipo di farina. Questa è una farina di riso. E che cosa fa questa farina? Questa farina ovviamente innanzitutto ti aiuta a modellare il tuo corpo, ti aiuta a bruciare tutta questa parte del grasso addominale, ti aiuta innanzitutto a fare una colazione, se magari vuoi fare una colazione veloce, più veloce di questa, oh mamma mia, più veloce di questa, in 2 minuti è fantastica, fantastica, quindi io vi consiglio perché sono buonissime. Sono delle proteine che potete aggiungere nella vostra quotidianità, che così almeno fate delle colazioni super golose, anche i vostri bimbi. Oh mamma mia! Citi! Sono belli cicciotelli, Però va bene così. L'importante è che si mangia, raga. Allora, con precauzione, dico io in spagnolo. Mamma mia! Raga, non vi da una agua in bocca con queste fantastiche pancake, ma sono una meraviglia, meravigliosi, buoni. Il bello che in questo programma che inizia, che potete iniziare anche voi, mettiamole un pelanino di olio che così non si attacca al mio cicciotello pancake. Ecco, sono grossi, Dede sarà contento. Allora, come avete visto, non mettiamo la carta, non mettiamo niente perché non c'è l'olio. Non c'è l'olio, ho messo una passatina così, ovviamente, di olio di cocco, che lo potete trovare anche alla Lidl. Alla Lidl costa anche meno, perché all'Esselunga costa un po' di più. Però alla Lidl costa meno l'olio di cocco, all'Inks tutto. Quindi quando chiedete, ma dove si trova le cose? Ma dove posso comprare? Ma costa troppo questo programma? Ma non è vero! Perché le cose potete trovare alla MD, alla Lidl, all'Inks, a tutti i supermercati. Ovviamente ogni supermercato ha i suoi prezzi, è logico, e quindi non è che tutti i supermercati hanno gli stessi prezzi, raga, però andiamo a vedere anche negli altri supermercati. Mamma mia, come sono carini. Per farvi capire, vi piace? Sono buonissimi. Allora, sono venuti 3 bello cicciotelli. Mamma mia, il bello che dovrei comprare un'altra padella, sono sincera, l'altra un po' si attacca. Questa è bella perché mi fa dei pancake molto molto buoni, quindi questo è molto importante. Adesso li lasciamo cuocere per un po' di questa parte, poi li facciamo gli altri così. Boh, che colazione per... Intanto mettiamo a posto questo perché... arriva a vedere e dice: mamma, hai fatto casino. E sì, però l'ho fatta la colazione. La prossima settimana io ovviamente rientro a lavoro, entrerò ovviamente tutti i giorni alle 6 e dico: dove viene tutta questa energia, questa carica? Ragazzi, quando uno inizia a mangiare in modo sano e corretto, è questo. Quindi andiamo a preparare i nostri mirtilli, che vi faccio vedere. Io ovviamente tengo tutto congelato. Andiamo
a farle un goccino di acqua e facciamo bollire. Se volete potete aggiungere lo zucchero, però io vi consiglio di no, perché già questo ha un dolce tanto che non va bene aggiungere lo zucchero, quindi va bene così. Ah, mi dimenticavo che queste farine proteiche le potete acquistare ovviamente fino alla fine di questo mese e conoscere tutta la gamma Juice Plus, e avete in omaggio loro le monodosi, le piccoline. Avete 15 bustine in omaggio, quindi dovete approfittare questo, perché mancano solo questi giorni e potete assaggiare anche voi e fare questi fantastici pancake. Raga, ditemi che non sono buoni, ma sono proprio meravigliosi. Sono dei ciccio pancake. Adesso andiamo a mettere ancora un pochino di olio, così non si attaccano, e andiamo a fare lo stesso lavoro con questo cucchiaio del gelato. Magari le facciamo più piccoli, così entrano anche un po' di più, tanto dopo si allargano, facciamo un po' piccolo, così entrano 4, dai. Mi raccomando, sempre il coperchio, che ci aiuta a cuocere più in fretta. Guardate un po' queste meraviglie, e sono belli morbidi. Ovviamente adesso sono caldi, non li posso prendere, ma vi dico che sono una bontà, e con pochissimi ingredienti. Devo comprare pure il mio asse di cucinare, perché ieri l'ho rotto. Ok, adesso è finito di rompersi, lo sapevo. Adesso si stanno cuocendo. Puliamo qui, che prepariamo la tavola. Oggi non ho utilizzato questo che mi ha regalato la mia Ari per il mio compleanno, però stiamo andando bene così, Allora, prepariamo la tavola per Dedè, che adesso faccio svegliare, perché anche lui si deve già preparare per svegliarsi presto, raga, perché sennò qui si va tardi della notte a dormire e non va bene. Guardate un po' questi come mi sono comprata, belli, vero? Vi piace? Espresso, doppio e triplo, bello. Ok, facciamo così, abbiamo tanti. Oggi le metto questo, vorrei fare anche questo, il tiramisù. Guardate un po' com'è bello. Allora, perdete quello, le mettiamo la sua tassa di Snoopy per vedere. Adesso alle 9 qualcosa le facciamo svegliare, perché sennò. Allora, vedete qua, il mirtillo si sta già sciogliendo con l'acqua calda. Mamma mia, questi, vi faccio vedere come stanno nella il secondo giro. Guardate un po', anche se l'ho fatto più piccini, come ho messo il lievito. Oh mamma mia, ho sbagliato. Come ho messo il lievito, raga, e si gonfiano un po', però fa niente. Allora, adesso mi state a chiedere quanti pancake mi devo mangiare. Ovviamente quello che vengono, quanti pancake vengono, mangiamo metà di Gian e metà io. Quindi questa è la nostra super colazione, molto pratica. Se vi è piaciuta la mia ricetta, mi raccomando, i pollicini, tanti cuoricini, e vi ricordo anche di condividere con più persone, che così anche le altre persone preparano queste colazioni super super buone, soprattutto saziante e proteiche, che ti aiutano ovviamente a tonificare, a modellare il tuo corpo, a
a drenare, perché sapete che le nostre farine proteiche ci aiutano tantissimo anche a drenare, a eliminare i liquidi in eccesso. Allora, giriamo, facciamo il giro del, vediamo un po', sempre con precauzione. No, ancora sono crudi, perché sennò si bruciano e si rompono. Dovrei comprare il coperchio, raga, con questo che cade è impossibile. Quindi, guardate un po', adesso ovviamente il mirtillo sta buttando la sua acqua, adesso andiamo a togliere un po' di acqua. Se volete, vi ho detto che potete aggiungere lo zucchero, il miele, quello che vi piace, ma adesso per adesso li faccio solo sciogliere. Quindi è un po' lunga questa ricettina, perché se devi far con calma, che si cuociano bene, perché se fai tutto alla fiamma, beh, io ce l'ho la piastra, quindi dovrei far sempre con calma, non ce l'ho fredda, perché ancora faccio dormire ancora 10 minuti a Dedè e poi basta. Tanto andiamo a, io ce l'ho questo cucchiaio grosso, lungo, guardate un po', andiamo a fare il nostro sciroppino di mirtilli. Ovviamente dopo lo mettiamo sopra, a Dedè non gli piace caldo, dice mi fa il caldo, mi hai fatto caldo, io li voglio freddo. Però questa è un'idea, se non avete magari qualcosa per decorare i pancake, si possono decorare anche con il pistacchio, con la frutta, con le gocce di cioccolato, con il cioccolato fondente sfuso. Per adesso io preferisco mettere il mirtillo, guardate un po', adesso lo schiaccio e li facciamo così. Sono bruciati, quindi facciamo così e poi le vado a mettere i mirtilli e il pistacchio. Altrimenti posso mettere anche il cocco rapé, ce l'ho un po' di tutto, Allora vi dico che potete mettere anche il cacao amaro sciolto nell'acqua calda, che fa come cioccolato ovviamente sfuso, o altrimenti potete mettere, e vi dico che il cacao amaro ha tante proteine, perché è ricco di magnesio. Magari se qualcuno le manca il magnesio, potete guardate un po', sono bellissime, giusto? Adesso andiamo a girarli. Uno, due, veloci ciotelli, Dovete avere sempre questa paletta, perché sennò non riuscite a girare i mini pancake, Il cicciotelli pancake. Che mi fa ridere questi cicciotelli pancake. E sempre ovviamente andiamo a farle con questa pennello, di aggiungere un pochino di olio sempre per continuare a cuocere. Ok, il nostro mirtillo, guardate un po', questo viene come una marmellata super buona, potete decorare anche con il burro d'arachidi. Ovviamente mettete un cucchiaio di burro d'arachidi, acqua tiepida, perché sennò non si scioglie il burro d'arachidi, e lo mettete sopra, dipende dal vostro palato. Daniel, buongiorno. Dani, buongiorno. Quindi dipende, raga, perché a me può piacere il burro d'arachidi, magari a voi non vi piace, quindi questo è dipende. E ci sono tante ricette che si possono fare anche con il burro d'arachidi. Tipo fare un bel panino per poter fare una colazione super sana e soprattutto buona. Se schiacciamo un po', sono qua perché schiacciamo un po' il mirtilli, che così andiamo a metterli sopra. Lo so che
a Dedè è un po' così, però io non vedo l'ora di mangiarli. Ma se tutto prima dobbiamo fare la bella foto, perché sennò cosa faccio vedere a voi, a tanti amici che non sono presenti nella mia live con questa super colazione. Quindi spegniamo il mitili. E i miei cicci pancake sono quasi pronti. E già. Vi ricordo, se vi è piaciuta la mia ricetta, condividetela con tante persone. E poi li trovate anche nella mia pagina, nel mio canale YouTube, perché ovviamente ho il canale e andrò a mettere anche di là. Sto imparando a fare tante cose, quindi prima faccio qui, poi li vado a mettere là, perché adesso volevo fare anche nel tablet sull'altro canale, però il tablet ci vuole tempo per accendere, è un po' sballare il tempo, capito? Ok, come avete visto io tengo sempre questi contenitori, anche non mi vergogno dirlo, che metto magari delle cose sul freezer. Magari ho anche di sacchetto, così, però sempre c'è un modo. Allora, abbiamo finito. Andiamo a prendere i nostri cicci pancake. Ma hanno un profumo, non vi dico, meravigliosi. E sono lì 2 minuti e ci sono. E poi manca un altro. 2 avranno, però adesso mi aiuto con quella di plastica, perché sennò peccato che mi lascia tutta dell'impasto qua. E abbiamo finito. Quindi cosa abbiamo utilizzato? Una mela, abbiamo grattugiato una mela, abbiamo messo un cucchiaio di miele, abbiamo messo 3 cucchiai di farina di riso e 40 grammi di cioccolato fondente, circa 15 ml di latte, perché era poco latte ovviamente quando l'impasto, perché la farina di riso ci vuole un po' di più di liquido, perché lei va a assorbire ovviamente i nostri cosi, dopo diventa troppo asciutta l'impasto. E abbiamo messo un pochino di lievito per dolce, quindi queste sono la ricetta dei nostri pancake. E poi abbiamo aggiunto anche giusto il cucchiaio delle nostre farine proteiche alla vaniglia, quindi così abbiamo sapore alla vaniglia e super super buono. Quindi andiamo a togliere i nostri pancake che sono pronti. Abbassiamo il fuoco a 1 e questa è la seconda, e adesso vi faccio vedere. Adesso ovviamente li lasciamo raffreddare un pochino. Adesso ho fatto anche, non dimentichiamo ogni volta che andiamo a fare un altro giro, li passiamo solo un pochino di... Allora, ci aiutiamo con questa spazzola di plastico, perché così, di plastica, perché così riusciamo a prendere tutto l'impasto, perché peccato, andiamo a farli così. Questa mi sono comprata da poco all'Inse, costava poco, che aveva solo una, che poverina, una stava diventando proprio. Quindi ma prendiamo tutto l'impasto, da qua usciranno penso 2 pancake, poi quindi sono venuti un bel po'. Giuseppe ha fatto già colazione, perché lui ha detto già inizio a svegliarmi presto, perché la prossima settimana anche lui non so, facciamole uno velo grosso, cosa dite? Sì, diventerà grosso, però dai, facciamo 2, perché sennò diventa troppo grosso. Questo non c'ha la forma di pancake, però fa niente, l'importante è andare a prendere tutto l'impasto e così non perdiamo nulla. Adesso alziamo la piastra. Ok, coperchio, raga, assaggiamo uno con voi, perché questo, guardate un po', guardate com'è morbido, guardate un po',
sono buonissimi, hanno sapore a, a vaniglia. Belli morbidi, senza grassa, e soprattutto che potete condividere anche con i vostri bambini. Una bomba. Buono. Allora, come ce l'ho solo una pentolina piccola, perché non si trova così tanto, delle pentole piccoline per la piastra, no? Quindi questa adesso la vado a asciugare e vado a scaldare l'acqua. Quindi vado a prendere i piattini, così vado a, a fare i nostri pancake. Non sono perfetti tondi, raga, sono sincera, però vi faccio vedere come sono. Sono belli, buoni, che oggi ho mangiato con voi, e soprattutto sono sazianti. Vado a prendere l'altro piatto. Sono pronti. Dede si è svegliato. Nel frattempo Dede è qua. Allora, guardate un po', andiamo a fare 1, 2. Questa è una colazione bomba, eh. Allora, abbiamo 3 a testa, però io me sono già mangiata 1, quindi sono usciti 4, 8, 9 sono usciti di quell'impasto che abbiamo fatto. Guardate un po', 9 pancake, 3, che adesso stiamo cuocendo l'altro, e andiamo a mettere sopra il mirtillo. Adesso chiediamo a Deji anche cosa vuole, perché magari lui non vuole mirtillo, magari vuole il pistacchio, no, non lo so. Giriamo. E ci sta. Vediamo un po', chiediamo a Dede. E così abbiamo finita la nostra super colazione. Adesso chiamo a Dede a vedere cosa vuole. Vieni, amore. Non so se vuole latte. Così. Vuole latte? Allora, vi voglio far vedere l'ultimo finale. Dede ha deciso il latte, però si stanno bruciando. Andiamo a mettere qui il mirtillo, perché sennò. E possiamo fare anche tanti modi questi pancake, li possiamo mettere anche lo yogurt se volete, eh. Sono tanti modi da fare. Ok. Andiamo a scaldare il latte per bere. E ci siamo. Qua c'è un goccino. E ci siamo. Però vi voglio far vedere. Guardate la faccia. Vuoi il mirtillo sopra o vuoi il pistacchio? Non so, vedete con cosa vuoi decorarlo. Lo faccio io.
Ok, lui fa le sue cose, quindi io metterò il mirtillo. Come li vedi? Belli. Belli? Sì. Vero? Sì. Allora abbiamo finito. Spegniamo qua. Raga, guardate un po'. Lo mettiamo sopra. E guardate questa pigna di pancake. Anche se io me sono già mangiata uno, Lala, super colazione, bomba. E bomba. Dede ride. Dede ride perché sa che la mamma è un po' pazzina. Adesso io vi faccio vedere come vado a decorare il mio, Tu con cosa vai a decorare? Lei adesso va a fare il suo, Io? No, l'ho messo il miele, amore, io. Ah, vuoi il miele? Sì. Ah, lui vuole il miele. Guardate un po' cosa faccio io. Allora, devo fare latte. Prestami tu il telefono per fare la foto, mi puoi prestare? Dopo. Ah, guardate a Dede cosa fa. Vi faccio vedere. Guardate lui, pigrone, cosa fa. Ha messo il miele. E poi? Cosa stai mettendo? Le granelle di mandorle, guardate un po'. Oh mamma mia. Fai la foto anche con tuo telefono. Alright. Bisogna decorare tantissimo. Ragazzi, quindi avete capito che adesso vado io a mettere il mio mirtillo. Guardate un po'. Lo potete fare anche voi, perché è semplice. Cioè, è una colazione super buona. Adesso Dede va a prendere il telefono. Guardate un po'. Questa è la mia colazione di oggi. È un po' così. Anche io vado a mettere un pochino di questo, Che così facciamo più... E l'occhio vuole anche la sua parte. Che bella la mia colazione. Guardate un po'. Vi piace? Ecco, questa è la nostra super colazione. Ma andiamo a fare la foto. Vedete un po'. Non vuoi un pochino di mirtillo, amore? No? Ce l'ho qua, guarda. Va bene. Andiamo a mettere anche a perdere, perché peccato che si perda, Sono caldi? No, sono io quasi freddi. Va bene. Avete capito, raga, che lui ha chiesto, sono caldi? Quindi, abbiamo finito. E guardate un po', due colazioni super super al top. Dede ha messo anche. Adesso... Io dovrei fare la foto, però vediamo se riesco a farlo, perché il suo telefono io non lo so come funziona, quindi. Lui prende latte. Ah, fammi le belle, però. Aspetta. La sedia no. Toglia. Sto facendo la foto. Ah, ok. Fatta. Grazie. Allora, io mi vado a fare intanto il tè. Oh, bella. Bella, bella, bella. Falla anche così. Falla solo anche al mio, dai. Falla così, è molto bella, devi... dai. Questo. Allora, mettiamo il coperchio qua. Oh, che bella! No, qua. Oh, allora, la Lily, guardate che cosa sta facendo. Facciamo la foto, perché così viene molto bella. Guardate un po', c'è un casino. C'è un casino. Ecco, abbiamo fatto delle foto bellissime. Oh, bello!
Allora ragazzi, andiamo all'assaggio perché che qua non si può aspettare queste colazioni, perché mi tolgo gli occhiali, non ci vedo niente, però andiamo a assaggiare queste. Le ho detto che sono Come sono? Deve essere, si è mandato una bella pezzata. Mi metto gli occhiali, raga, perché non ci vedo, Buongiorno! Buone! Se volete, ecco, dite ai miei amici, come sono, Dede? Sono buoni. Ma avete capito, raga? Quindi, questa è una bontà. E se volete anche voi avere tutte queste ricette, abbiamo dentro della nostra community. Quindi oggi vi lascio perché mi voglio godere la mia super colazione. Buona. Ci vediamo dopo e ci vediamo questa sera per preparare la colazione per domani mattina. Io vi auguro una bellissima giornata. Grazie per la vostra compagnia e come sempre non dimenticare di fare girare questo video per tante persone che possono fare di queste colazioni super super buone. Cosa mangi prima la mattina? Questo. E questa è la mia colazione. Adesso ho fatto questo perché in solito faccio prima la colazione. Questo, Teresa, questa è la prima mattina, non mangio niente. Questa è la prima cosa. Ovviamente, prima mattina non mangio, bevo e l'acqua tiepida con il limone. Quello è la prima mattina, quello che faccio. Però questa è la mia colazione. Ovviamente abbiamo... Dede ha finito. Raga, guardate un po'. Pensate un po' questo. Quindi io vi auguro una bellissima giornata, buona settimana, sempre vincente, con tantissimi obiettivi da raggiungere. E mi raccomando, sono le opportunità di iniziare a fare questo stile di vita sano semplicemente mangiando in un modo sano e corretto. Buona giornata, vi aspetto ovviamente per questa sera per preparare altre colazioni molto buone. Felice giornata, grazie Teresa, anche a te. Sempre mia nipote si è ammalata. Di cosa? Di cosa si è ammalata Teresa? Mi dispiace tanto. Mi dispiace, veramente mi dispiace. Della gastrite. Ah, mi dispiace, come mai? Come mai si è ammalata della gastrite? Con l'acqua e il limone? No. Allora, acqua tiepida deve essere Teresa, per andare a preparare i nostri organi. Quindi non è che l'acqua tiepida e il limone, tante persone la bevono per dimagrire, ma no, non è vero. Acqua tiepida e limone, tiepida, fa... Aspetto, sì, sì. Ecco, brava, no, va bene. Acqua tiepida fa, aiuta a canalizzare il sangue, aiuta a preparare i nostri organi per la giornata, per poter andare a smaltire, per poter andare a digerire bene tutto quello che andiamo a mangiare. A quello serve l'acqua tiepida e limone, no? Per dimagrire. Per dimagrire, no. Allora, mi godo. Buona. Entrate nella mia community perché trovate tutte queste ricette. Vi auguro una bellissima giornata. Ci vediamo questa sera per un'altra ricetta super super bomba. Bye bye.